Buongiorno a tutti, mi sono appena svegliata da pochissimo, sono andata velocemente in bagno, ma dovrò fare la doccia perché ho i capelli sporchissimi e insomma devo poi farmi la doccia, ho messo la vestaglia giusto per far colazione, che dopo vado a pranzo da mia suocera più tardi e quindi ho detto è meglio che faccio subito colazione, sennò poi vado a casa di mia suocera che non ho fame, non è bello. E anzi no, lei sarebbe contento che avessi un po' meno fame in realtà, ma va bene. Cosa che volevo dirvi, mi sono concessa perché ieri siamo andati al bar e ho riscoperto il piacere della spremuta. E quindi ieri ho detto con Luca, cavoli, ma io una volta facevo sempre colazione tosta e spremuta per un periodo, soprattutto all'inizio che vivevo da sola, avevo preso questo. Ma anche già con i miei avevo preso questo vizio, sono da colazione salata e dolce, tutte e due. Allora stamattina io mi ero già dimenticata, invece Luca che lavora questi giorni, infatti mi sto riposando in un modo, cioè dormo un'ora in più al mattino, ma mi sembra un tipo il paradiso. E mi ha lasciato due arance sul tavolo, quindi ho detto, ah, che carino, ma ha pensato che mi volessi fare la spremuta. E da due arance, insomma, è venuto un bel bicchierone di succo buonissimo, l'ho leggermente aromatizzato con il succo d'acero e niente, quindi ora faccio colazione, poi dopo facciamo ancora due chiacchiere. Ho voluto fare un vlog per una volta che sono a casa da sola, tranquilla, ho detto dedico un vlog ai miei amici, ci vediamo dopo, ciao. Allora, ho finito colazione, volevo farvi vedere questo arnese, questo qua è una cosa vintage secondo me, però noi abitando in palazzo, in realtà sotto di me non c'è nessuno se non un terrazzo, perché c'è un appartamento ma è messo sfalsato, quindi anche se dovessi sbattere la tovaglia non è che va addosso a qualcuno, però prima di sbatterla io passo sempre questo che raccoglie la maggioranza delle briciole con le sue setole. No, volevo farvelo vedere perché è una cosa, secondo me, anche green, no? Perché non spreca corrente, non, però va sempre bene. Faceva ridere proprio perché è vintage, un po' anni 80. Allora, bene, ora colazione fatta. Ho la casa un pochino sottosopra, ma. Vabbè, letto da fare, poi qua in realtà lo sto un po' trascurando perché ho detto mi godo le ferie. Avevo 3 giorni da sola senza Luca, quindi lunedì, martedì, mercoledì. Oggi è mercoledì l'ultimo giorno, quindi ho dormito fino alle 9 spudoratamente. E mi alzo, faccio la mia colazione, faccio le mie cose. Vabbè, ovviamente ho ancora il mio albero bellissimo che accendo appena mi sveglio, io lo accendo perché. Sono, come vi ho detto, sono nostalgica dell'albero, quindi la terrò. Io lo tengo oltre la Befana. E in teoria vorrei, però a volte in realtà è capitato che lo togliessi già la Befana per non trovarmelo dopo, perché poi inizio di nuovo a capofitto col lavoro. Quindi è così. E niente, ora mi vado a fare la doccia, lavo i capelli e poi magari, che ne so, vi faccio. Vi racconto altre due cosine, vedete, vi faccio vedere il letto, la camera è assolutamente un delirio, anche perché c'è della roba da ritirare che ho stirato, ho iniziato a fare il cappotto e quindi insomma si vedono le rughe del décolleté. Letto sfattissimo, faccio vedere, adesso apro tutto per far prendere aria e poi dopo completo le pulizie. Tra l'altro stamattina ho intenzione di andare da Ottaviano. Non sono ancora riuscita ad andare. Allora, non so se sapete una ragazza che fa video qua su YouTube, famosa, che si chiama Sara Castelli. Aspettate che ho visto uno spillo. Ho perso uno spillo per terra. Poi ho il vizio di camminare a piedi scalzi. Dicevo, Sara Castelli di Let's Talk About è da un paio di mesi, mi sembra. Sì, che siano. Lavora da Ottaviano. Al di là di quello io ogni tanto da Ottaviano ci vado, non tantissimo perché in realtà tendo di più a comprare cose un po' particolari in giro quando mi sposto, però se so infatti che le linee che ha Ottaviano, praticamente anche se le vedo in giro le compro ovviamente da lui, però
Compro sempre cose che ho paura poi di non trovare, quindi da lui non vado tantissimo. Cioè, vado da una vita, nel senso che ancora quando lavorava da tasca qua in centro a Biella, però non vado tantissimo, anche perché, vabbè, i profumi di nicchia hanno un costo e io non è che ne compro ogni mese, li compro solo per determinati eventi, no? Però ne volevo uno e poi soprattutto volevo andare a trovare lei, anche perché più di una volta sono passata da davanti, una volta sono riuscita a salutarla e le ho detto passo poi, era l'inizio di dicembre e non sono più passata, quindi mi piacerebbe passare a salutarla, a vedere se c'è qualcosa che mi può piacere. Insomma, mi regalo un'oretta in profumeria, praticamente è un regalo di Natale. E poi non è detto che acquisti o magari compro un rossetto, qualche cos'altro, perché loro vendono tutto il maquillage. E poi vi dirò com'è andata. Vi dirò com'è andata perché poi dopo finito lì, devo passare a prendere. No, devo andare da Happy Casa a vedere se hanno le mascherine che mi hanno fatto questa soffiata. Le FP2 qua sono introvabili. E niente, poi dopo vado a prendere Luca fuori dal lavoro, andiamo da sua mamma, pranziamo e poi veniamo giù. Io oggi avrei intenzione di stare a casa, cuocere le lenticchie per domani e cucire un po', andare avanti col cucito. Ma vediamo un po' perché anche mia mamma. Ah no, mi dimenticavo. Alle 2 devo portare mia mamma dal parrucchiere, ma da mia suocera mangiamo presto perché Luca per 1:30 deve essere a lavoro, per cui porto Luca a lavoro e poi vado da mia mamma, mi prendo un bel caffè dai miei genitori, dai miei vecchietti e poi la porto dal parrucchiere. Così magari allora a questo punto mi sa che dopo il parrucchiere le devo dedicare un pochino di tempo. Magari la porto in qualche negozio, guardare qualcosa, perché dice come sei a casa e non trovi spazio per me. Ha ragione. Le mamme bisogna godersele quando ci sono. E quindi io oggi, ogni tanto io le dedico, è del tempo, devo dire la verità, però non quanto vorrei, non quanto vorrei. E quindi ci sentiamo più tardi, vi aggiorno. Ciao, un bacio. Ciao, ciao. Allora, eccoci qua, io sono pronta, capelli puliti, un po' sconvolti e è scesa una nebbia spaventosa. Sono le 10 del mattino, ma cioè, non so se rendo. Il mio look è questo, vi faccio vedere. Cappotto, maglia solita delle bianche delle feste, fusione copelle, anfibi marroni, la borsettina marrone di cuoio e voilà, e vado alla conquista. Vado da Ottaviano a trovare Sara, magari acquisto anche qualcosa. Oh ragazzi, ho trovato un posto incastrato al volante, troppo da youtuber questa inquadratura. No, volevo dirvi che se qualcuno di Biella, tanto che scaldo la macchina, da Happy Casa hanno le FFP2, infatti sto andando a comprarne qualcuna perché abbiamo girato tutto, Bennet, Coop, farmacie del centro, non centro, non troviamo le FFP2, quindi adesso ho telefonato, ci sono, vado a prenderle. Allora, eccoci qua, mascherine trovate, ne ho prese 4 pacchi, due bianche e due nere. E così ne do anche un pacchetto ai miei. Ce n'erano ancora un bel po' rispetto alle altre, quindi ora vado da Ottaviano. Ci vediamo dopo. Allora, rieccoci qui. Sono stata da Ottaviano e Sara non c'era. E vabbè, niente. Quindi ne ho approfittato per sentire. In realtà sono alla ricerca di un profumo con il mirtillo perché ho la colonia di Demeter per la quale impazzisco. E vorrei una cosina un po' più complessa. Mi ha fatto sentire due cose: il Morabella di Comptoir, e che è carino, gradevole, molto insomma, un po' come è Comptoir, no? Giocosa come linea. La trovo giovane, una linea giovane e estiva, forse così. E poi mi ha fatto sentire questo Parco 1923, mi sembra, la scarpetta di Venere, che è un profumo di Maffei. E vi dirò su cartina. Non mi faceva impazzire, mentre su pelle si sta arrotondando un po' e vi dirò che non mi dispiace, però devo portarlo, però si sento qualcosa di medicinale, quindi devo un attimino capire se mi può piacere o meno. È un profumo di Maffei e non lo sapevo, tra l'altro. Io adesso sono qua fuori che aspetto Luca, andiamo a pranzo da sua mamma e poi dopo, come vi ho detto già prima, porterò alle 2, porto mia mamma dalla parrucchiera,
Magari mi faccio un giro lì in via Italia perché la sua parrucchiera è proprio una traversa e poi magari facciamo un giro al centro commerciale, così facciamo un giro da casa che lei ama molto, da Gisk, quei posti lì. E basta, credo che qua in Piemonte. Sì, sono iniziati oggi i saldi, però sinceramente questa cosa quest'anno non mi tocca perché ho intrapreso un percorso molto bello dove non ho l'ansia dei saldi, non me ne sono neanche accorta. Poi magari oggi faccio un giro tipo Tezenis, comunque ha sempre qualcosa che mi piace, cioè in realtà quello che mi interessava l'ho comprato, mi serviva solo più un cappotto. Volevo un cappotto chiaro, ma lo sto facendo, quindi in teoria non mi serve nulla, sono contenta così, per cui vi aggiorno più tardi. Allora, inizio a salutarvi adesso, poi magari se compro qualcosa, eccetera, eccetera, vi aggiorno. Ciao, ciao, ciao.